com'è stata la gestione della distribuzione del bonus spesa arrivato dallo Stato di 9.240 euro? Quante domande avete ricevuto e quali criteri di distribuzione avete adottato? Insomma, quanto copre le necessità attuali e quanto durerà? Allora, innanzitutto, come da decreto, questa somma di 9.200 euro doveva essere un paio di settimane, un 15 giorni, per in attesa coprire questi 15 giorni, in attesa che poi il governo mettesse a disposizione altre risorse o i 600.000 che stanno pare arrivando in questi giorni presso chi ha fatto domanda all'INPS o alle varie realtà, e questo doveva essere una transizione. So che ci sono in essere altre iniziative da parte dell'amministrazione centrale per poter aiutare le persone che fondamentalmente hanno perso il lavoro, avuto danni economici per quello a causa del Covid. Allora, noi abbiamo avuto una circa 30-35, meno di 40 domande, che per noi è già tanto, perché noi come comparto sociale siamo attenti, abbiamo un'assistenza verso chi ha bisogno già per numeri più ridotti, per una quindicina di persone, e al massimo dir molto, nella norma dell'anno. Perciò interveniamo già con il banco alimentare, dando un sostegno, e anche qui abbiamo avuto aziende che ci aiutano in questo contesto. Però per quanto riguarda le domande legate a questi 9.200 euro circa, che andremo ad utilizzare quasi in toto, e se dovesse rimanere qualche euro andremo a rifornire quello che è il banco alimentare con materie che possono essere poi a questo punto con materie prime secche, diciamo pasta, biscotti eccetera, che poi verranno sempre ridistribuiti a persone che hanno bisogno. Perciò diciamo così che l'intera somma al momento è per noi, con le valutazioni abbiamo fatto, perché abbiamo detto 35 domande circa, una parte è già stata valutata e addirittura sono già state date le risorse, hanno già utilizzato i soldi per poter fare la spesa, perciò già l'intervento. Adesso stiamo facendo un secondo giro di valutazioni e appunto arriveremo a queste 35, e per un gruppo di una sessantina di persone, perché i nuclei familiari, per le domande ci sono delle persone che da sole, un caso di una persona, praticamente una singola persona, e nuclei familiari più numerosi. Di conseguenza nell'insieme arriviamo a circa una sessantina di persone. E devo dire che sul nostro territorio sono già tanti, ma hanno avuto casi di realtà che proprio hanno la necessità, perché hanno perso il lavoro, sono momentaneamente fermi a causa di questa situazione difficile.